Buongiorno e benvenuti nel mio angolino. Oggi faremo un esperimento. Che esperimento? Dato che a me non piace vedere sempre i puzzle appesi, ho deciso di provare a fare un tagliere. Esattamente, un tagliere. Ho comprato questo puzzle per non rovinare quelli belli, perché non vi dico la marca, ma non l'ho comprato, non comprate questi puzzle, perché per cui ho deciso di fare la prova con questo. Andremo a fare un tagliere in resina per alimenti. Ho comprato questa, ho coperto la marca perché se magari sarò io a sbagliare, perché non l'ho mai fatto, non vorrei rovinargli la reputazione, mi sembra anche giusto. Come stampo avevo questo coperchio in plastica, dove ho fatto un divisore con il cartoncino ricoperto di silicone per non fare fuoriuscire la resina. Potevo utilizzare tutto il vassoio, ma preferisco prima provare. Per cui il rapporto, già le lattine mi sono arrivate già pronte per la miscelazione, li devo miscelare entrambi. Per cui muniamoci di occhiali, mascherina, non si sa mai, magari è tossica, c'è scritto che è inodore, ma noi tanto ormai con la mascherina ci siamo abituati. La calo un po' perché sennò mi si appannano gli occhiali, e andiamo a miscelare tutto qua dentro. Facciamo sempre attenzione. Utilizziamo i guanti perché, ripeto, non dobbiamo danneggiarci. Spero basti. Ma penso di sì. Mi sento il piccolo chimico. Avete presente quando eravamo piccoli, i genitori ci compravano il piccolo chimico e noi facevamo esplodere tutto l'appartamento? Mi sa che è poca, però per provare andiamo a miscelare. Questa è resina apossidica, almeno credo, per alimenti, quello è importante. Ci sono le bollicine d'aria. Dobbiamo mescolare finché non vanno via, ma se restano fa niente, avrà un effetto più bello col fondo marino. Vedremo se facciamo una cazzata oppure no. Proviamo. No, cerchiamo di stenderla in qualche modo.
penso che sia ben regolare. Penso. Dai bordi non esce. Ora cerchiamo di alzare appena appena il puzzle in modo che si faccia anche sotto, ma credo che la situazione è difficile. In modo che la resina vada pure sotto. Se funziona, siamo dei geni. Perfetto, penso che sia livellata bene. Chiudiamo il tutto. Adesso, puzza non ne fa, è vero, non è... è inodore, perfetto, non bruciano nemmeno gli occhi. Però voi, e non so le altre marche, per cui voi usate sempre guanti, mascherine e occhiali. Togliamo il tutto, ma adesso non ci resta che aspettare. Qui l'essiccazione dice sulle 10 ore, dipende la caloria, dipende l'ambiente, se è umido o non è umido, insomma un po' di fattori. Dopo che si è asciugato, cercherò di tirarlo fuori perché secondo me verrà fuori subito. Con un po' di tela smeriglio andrò a fare il filo a refilare tutto il contorno del puzzle, della nostra tavoletta, del nostro tagliere. Così vedremo se in funzione andrà, mi piace, se asciuga così è bellissimo, per cui aspettiamo che asciughi, non ci resta che attendere, ci vedremo al prossimo video e vediamo come un po' è venuto fuori. Arrivederci e grazie.